Nella prima puntata di Heracles Adventure, i campioni del mondo di bass fishing, Franco Mancini e Vincenzo Battaglia, partono per un viaggio verso la Sardegna. Con loro, Riccardo e Alessandro del team Colmich. La prima tappa è il lago di Monteprano. Il primo giorno di viaggio ci regala soddisfazioni e molti bass. Un buon inizio per questa avventura. Restate con noi per la seconda puntata di Heracles Adventure. La mattina del secondo giorno le condizioni climatiche sono cambiate. Il vento è calato, ma ci sono nuvoloni all'orizzonte. Buongiorno. Alessandro è preoccupato. Ma anche se il tempo non è stabile, allestiamo tutto per partire verso il lago di Baupresso, la nostra prossima tappa. Piove, ieri c'è stato un vento tremendo, però oggi c'è la pioggia, quindi in teoria il vento non c'è, però speriamo bene. Non ci allontaniamo molto da Tratalias e proseguiamo una ventina di chilometri in direzione nord-est del paese. Come belle montagne ci vanno. Dalla strada intravediamo già la diga sul rio Mannu e le strutture di cemento nascoste dalla ricca vegetazione. Ad aspettarci a pochi passi dal lago, troviamo l'ispettore ENAS Nicola Cani, che ci accorda i permessi e ci indica la via. Passiamo quindi alle manovre per avvicinarci e calare le barche. Siamo completamente immersi nella natura. Di nuovo con noi il sindaco Marco Piras, che non si lascia sfuggire un'altra giornata di pesca. Il lago di Baupressio è un invaso artificiale destinato ad alimentare l'acquedotto del Sulcis. La diga, alta quasi 53 metri, viene costruita agli inizi degli anni 70 e collaudata nel 2006. Le coppie sono formate. Riccardo e Vincenzo entrano subito in azione. Sì.
i vuoti con l'X70 Slim comincia a rendere, anche se la taglia ancora latica. Se esci di taglia deve ancora farsi vedere. Non molto lontano, Franco e Alessandro partono da una punta e i primi bus cominciano a farsi vedere. Molti pesci, ma non ancora della taglia sperata. Franco prova con diverse esche, ma l'attesa comincia a farsi lunga. Prova a dare un'occhiata a altre zone, tornata all'acqua bassa, creek, si è provato un po' di tutto, ma per ora solamente pesci piccoli, verso la diga, Il lago è abbastanza vasto da permetterci di variare molto, dalle strutture fisse in cemento agli spot naturali. Nel frattempo anche Vincenzo e Riccardo cambiano zona. Battono le sponde rocciose e i risultati si vedono. È il periodo di inizio stagione e per i bus le rocce sono degli habitat perfetti. Vincenzo alterna gomma e swim bait. Prova anche la montatura Texas, semplice ma sempre efficace. Andiamo a tagliare l'eccedenza, lasciando sempre un piccolo baffetto, tanto là. Spostiamo lo stopperino sul piombo, vicino all'amo. Nesco a Texas, semplice, semplice ma funzionale. Mettiamo lo ghost shad. In questo caso stavo pescando primo watermelon red, rimetto un watermelon red. Facciamo scappare dalla testa,
girato, appena l'amo si trova in questa posizione andiamo a piegare il nostro Ghost Shad dove fa la curvatura l'amo e infiliamo. Vedete come sta dritto? Mamma mia, com'è nero, vedi? Pesce di fiume, tipo la trota. Allora, stamattina siamo partiti con fare delle strutture di cemento. Ora sappiamo che in questo lago ci sono dei pesci molto grossi, magari ce ne sono pochi, è quello che noi stiamo cercando. Abbiamo provato alberi sommersi, i finali delle anse, non ci hanno reso, cioè pesci piccoli. Abbiamo variato molto, pescata swimbait, crank, jig, con gli shad di gomma, il ghost shad, cioè abbiamo provato di tutto. Il morale adesso è basso e il team si incontra. Dopo aver fatto il punto della situazione, decidono di non demordere e di continuare la ricerca di un bicchio. È vero che c'è mostro e magari se esce fuori un mostro... Dai, facciamo a luna. A luna? Si riparte per battere nuove zone. Abbiamo cambiato zona, ci siamo a profondità, no, ci ispira per il fatto dei sassi lì. Si sta provando soprattutto zone diverse, perché ora si è fatto acqua bassa e si è trovato solamente pesci piccoli. Proviamo sulle strutture fisse, cambiando spesso livello questi laghi hanno problemi che si allaga delle strutture completamente nuove, quando è a livello normale non... C'è allagate, quindi i pesci non ci stanno, non sono abituati ad andare. Continuiamo nell'attenta ricerca di habitat ideali per i bass. Ma torniamo da Riccardo e Vincenzo. Non tutti i tesori si nascondono nel fondo del mare e la squadra rimane piacevolmente sorpresa. E vai, primo pesce a Walking the Dog. Non so, bellino. Allora, in questi giorni abbiamo trovato i pesci tutti accidenti, arrabbiato, tutti fermi, mangiate, tutte ferme sul fondo, però non è detto che qualche pesce lo possiamo prendere anche a galla, come in questo caso. Possiamo anche rilasciare, cazzo, primo pesce a galla della nostra avventura sarda. In tarda mattinata il tempo cambia di nuovo e le nuvole scuriscono il paesaggio. È andata via la luce, un bel colpo di tono. Franco non si demoralizza.
mantiene alta la concentrazione e persiste nella ricerca di un big. Madonna! Oddio, Dio! Madonna, che grande! Nonostante le cattive previsioni e una lunga giornata all'insegna dell'attesa, i campioni vengono premiati dal primo Monster Bus dell'avventura dell'Heracles. La pazienza è davvero la virtù dei più forti. Finalmente soddisfatti, torniamo verso le macchine. Lasciamo il lago di Bau Pressio e salutiamo la zona dell'Iglesiente. Ci aspetta un lungo viaggio verso il nord dell'isola. Prossimamente su Heracles Adventure. Ci stiamo spostando nel lago del Coginas. Andare, madonna, c'è proprio un odorino di cacca di vacca, cacca di vacca, cacca di pecora. C'è un'aria, oh, che belle cose, via. Per me è una sfida, entrare tutta la retromarcia qui dentro. Piano piano, andrò giù, sbaglierò la prima curva, la riprenderò. Mi torno avanti, mi torno indietro, tutto un affare a questa maniera. Tu mi metti per il gatto morto sul naso. E che cameraman sul microfono, c'ha tutto un pelume. Ogni tanto ce lo mette così vicino e il naso. Posso dire davanti alla telecamera mi ha preso uno strizzoncino di stomaco. Quasi quasi dietro un alberello. C'ho anche le salvettine dell'Alicia, quelle umide. Quasi quasi. Seguiteci su Italian Fishing TV, canale 811 di Sky.